Oddio! Oggi ho deciso di svoltare la mia vita perché io piena. Benvenuti nella mia cucina. Yay, busy people! Bentornati sul mio canale. Il mio nome è Giri e vi do il benvenuto in questo nuovo vlog. Sì, I am freaking back. Il mio problema è che nell'ultimo anno mi mancava l'azione del prendere la telecamera e iniziare a filmare. Però sono molto contenta che in queste settimane mi sta, diciamo, ritornando abbastanza natural. C'è palesemente la luce che sta flickerando, perché oggi la giornata va così, nel senso che vada come vada. You know, vivi e lascia vivere. Oggi è stata una giornata veramente intense. Mi sembra di aver vissuto ogni singolo secondo e minuto e ora di questa giornata, ok? Non so se avete anche voi alle volte queste giornate qua. Guardate che belle unghie che ho. Sono praticamente degli stickers in ogni dito. So cute. Mi dà fastidio però questa luce. Ok, abbiamo trovato la soluzione. Ho fame. Ho deciso che questa sera mangerò latte con i cereali perché mi voglio viziare. Questa mattina mi sono svegliata perché i miei vicini hanno una voce alta. Quindi questa mattina mi è successo di svegliarmi prima della sveglia. In realtà non è che mi sono svegliata tipo 2 ore prima, così dice, ah che bello, posso tornare. No, tipo 2 minuti prima della sveglia. That was awful. Avrei potuto dormire di più. E mi sono svegliata. Ho finito tutte le mie tasks molto presto. Fatto sta che oltre a 17 miliardi di chiamate che dovevo gestire in questa giornata, è come se mi sentissi tipo ora io stessi metabolizzando il fatto che è un nuovo anno. Oggi ho deciso di svoltare la mia vita perché io piena. Anche se io magari dico ok, da domani nuova vita, no, perché devo aspettare proprio il mio corpo che fisicamente me lo faccia capire. Infatti oggi ho avuto un circolo di energie diverse. Da una parte ero super motivata, dall'altra ero molto arrabbiata per delle circostanze che ovviamente non sto a spiegare. E quindi è stata una di quelle giornate in cui ho detto you know what, mi sento una pazza. E questo feeling, oltre al fatto che ho gli stessi pantaloni probabilmente da un mese. Sì, ho tipo la bava perché ho strafame e ho voglia dei miei cereali con il latte, ok? Oggi giornata crazy crazy, oggi mi sento un po' ribelle, un po' dilemma, che è il mio alter ego quando io piena. Quando c'è dilemma in giro, you guys have to be really careful. Ho voglia di viaggiare, oggi ho guardato 7 voli diversi, non sto scherzando. E se io riesco, non so se ve l'avevo detto, avevo iniziato tipo a dicembre House of Cards, molto intensa. Wow, mi abbia aperto una sezione di cervello che ancora non avevo forse considerato. Nonostante tutto ho deciso di proseguire ancora a livello proprio di intensità guardandomi True Detective. Non ne ero a conoscenza. Prima stagione, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, sempre la L che non mi funziona. La potete trovare su Sky o su Now TV. Seconda stagione, che sta iniziando ora, che finirò probabilmente stanotte, Rachel McAdams, Colin Farrell. E deve uscire la nuova stagione, che è la quarta, con Jodie Foster. Oh my god. Quindi adesso io I gotta go eat. Poi ci vediamo domani, credo. Alla sera ho organizzato at my place una bellissima reunion con i miei coinquilini a Mikasa. E ho voglia di cucinare i tacos. Tacos burritos. Credo che le fa. Vabbè, vedremo domani. Siamo al giorno seguente. I'm on my bed. Potete vedere sempre il solito background over there. Io sono stanchissima. Stanotte non so come mai, non so se perché ero agitata. È un periodo dove di notte ci faccio dei sogni stranissimi, ma proprio strani. Mi sto segnando questi sogni sulle note del telefono, ma proprio appena mi sveglio. Infatti se qualcuno dovesse mai leggerli senza contesto prenderebbe paura. Stanotte ho dormito 4 ore, non lo so. E non sono riuscita a fare il mio pisolino post pranzo, che è tipo la mia ragione di vita. Veramente sto dando il meglio di me stessa in questi video con questi miei outfit. Adesso inizierò a cucinare. Ovviamente si partirà da un aperitivo, quindi tipo carote, hummus. Poi andare a una serata tipo ho preso del macinato, gli avocadi per fare il guacamole, c'è un po' di cose così. So cute, sono tipo delle mini tortillas, ecco la parola, grazie. E vi farò vedere Diletta in versione cucina. Let's go to the kitchen. Sono conciata malissimo. Comunque I am back. Oggi ho fatto un po' di shopping perché ci sono i saldi. Vi volevo far vedere quello che ho comprato. Sono passata da Casanova. Ho comprato questo termo ventilatore. Anche se in casa io ho l'aria condizionata che può diventare calda, non riesco a metterla calda e alle volte ho freddo, soprattutto anche la mattina. L'ho preso non di questo colore, l'ho preso tipo arancionino, rosa salmone. So cute. Pagato 14 euro.
Spero vivamente che non mi esploda in mano. Mi rendo conto che questa è tipo la parte un po' più noiosa, perché ho comprato i filtri per l'acqua. Ho la brita, cioè ho la caraffa. Stavo per finire i filtri e quindi da 28 euro oggi c'era lo sconto del 21%. E ho preso le spugnette. So freaking cute. Cosa fai? Non passi da Zara? Ovvio. Ho preso questa t-shirt e da 15 euro l'ho pagata 8,95, che è una t-shirt super semplice, però è carina perché ha il collo alto. Jeans, una felpa e ci si salva la vita. Vero pezzo forte. Questo l'avevo già puntato quando non c'erano i saldi e costava 79 euro. Da 79,95 l'ho pagato 39. Questa sorta di smanicato, taglier smanicato, però che è un vestitino. Secondo me è molto carino, anche messo magari con una camicia, con un colletto particolare, piuttosto la manica un po' più bomber. L'ho provato, mi stava bene, ho detto why not. Questa sera vado fuori a fare apio, aperitivo. What do I wear? Oggi pomeriggio sono andata in giro in una maniera abbastanza imbarazzante, vi devo dire la verità, quindi ho bisogno di recuperare la mia femminility. Pensavo di mettermi una gonna, la gonna in questione it's this one. Pensavo di metterci un dolce vita nero perché fa freddino anche a Roma, e magari una giacca tipo, vabbè, questo, e ovviamente sotto la maglietta della salute di Intimissimi. Metto queste per forza perché sono quelle termiche, ma raga fa freddo. Io freddo non mi piace, io sono nata in estate e ho voglia di caldo. Stiamo calmi. E poi sopra, per giocare un po', vi vedrete qua, possiamo fare una giacca. Ma che giacca? Ora provo queste cose qua e vediamo, magari poi io cambio idea. Comunque questa cosa è, non so cosa dire, vabbè. Sono tornata, mi sono messa questo dolce vita. Non punterò più sulla gonna, ma con la scusa che ho comprato oggi un pezzo nuovo, ho il collante. Tolto l'etichetta, sarebbe bene tipo un punto, una collana. Cinturino, so cute. Cosa ne pensiamo? Credo che questa mi piaccia di più. Questa è la rappresentazione per eccellenza del mio segno zodiacale. Credo che non metterò la collana, la toglierò, metto gli orecchini, i denti e basta. Cioè la chiudo qua, perché io basta, ci ho provato abbastanza. Missione compiuta. This is the result. Mi si è già praticamente spappolato il trucco, quindi I'm gonna fix this situation. Thank you for the support, the mental support. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the... Hello everyone, vi chiedo scusa, la bruttezza, ho un brufolo, sono stanca perché mi devono ancora uscire i brufoli, che ho 90 anni, e sono piena perché sto gestendo una situazione tipo con il commercialista. Oggi è una giornata, è martedì, sembra che sia venerdì. Ieri è stata una giornata in cui mi avete vista in macchina con Giulia, perché abbiamo fatto tipo, l'ho dovuta accompagnare a prendere la macchina, abbiamo attraversato mezza Roma, siamo state nel traffico non so quante ore, perché a Roma il traffico è qualcosa di, cioè, di pazzesco. Infatti io non prendo mai la macchina, io giro col motorino, vabbè, è una, cioè stendiamo proprio un velo pietoso sui mezzi di Roma, perché comunque a parte queste situazioni sono veramente brutta in... Adesso mi farò una maschera, in tessuto, tra l'altro di Garnier. Farò una maschera di un quarto d'ora e poi mi inizio a preparare, perché questa sera devo andare a una prima. Cioè nel senso vado a una prima di Povere Creature, il nuovo film con Emma Stone. Tra l'altro ci dovrebbe pure essere William Dafoe, quindi fingers crossed. Speriamo che con una maschera il mio umore possa passare un pochino, because I really need it. Oddio! I've been to the salon. Sono pronta. Volevo farvi vedere questo totale change da me con la felpa di Stitch e la maschera orripilante stressata, una Didi leggermente più rilassata, and she's ready to go. In questo video ci sono state, insomma, delle crisi esistenziali a livello di outfit, come abbiamo potuto vedere. Mentre oggi facevo il mio riposino quotidiano, mi è venuto in mente questo look, cioè perché devo andare al cinema. Tra l'altro uno dei miei cinema preferiti qua a Roma è Barberini. Se venite a Roma e avete voglia di vedervi un film, io ve lo consiglio, punto primo, perché fanno un sacco di serate, punto. Ma ci sono tantissimi film in lingua originale, infatti tipo io ho visto Wonka in lingua originale, La Sirenetta in lingua originale. Ci sono anche un sacco di americani, proprio perché magari chi viene a Roma in vacanza e si vuole recuperare un film, comunque hanno l'opzione di vederlo in lingua originale, come in altri cinema ovviamente. Tra l'altro è bellissimo perché è il mio cinema proprio esteticamente più cioè preferito, perché è molto stile Wes Anderson. Ho scelto questo outfit molto easy, anche perché comunque sto andando al cinema, ok che carino, però non volevo fare quella tipo too overdressed. Quindi ho puntato per questa camicia, che ha questa manica anche così cute. Ovviamente il mio blazer preferito nero. Ho dei jeans che sono a vita alta e ho abbinato a tutto questo outfit questi mocassini super cute di coccinelle, perché sì, coccinelle è uscita anche con una collezione di scarpe, quindi questi sono
i mocassini di Cocci. Abbinerò questa giacca della stessa lunghezza del mio blazer. Ed oltre ad essere molto cute, riprende anche un po' il colore delle scarpe. Ovviamente metterò una sciarpa perché muoio di freddo. E credo che abbinerò questi punti luce. Questo qua. Avrei anche la collana abbinata, ma too much. Quindi io adesso metto profumo, borsetta, and this bitch is ready to go. Vedrete ovviamente la serata questa prossima settimana nel prossimo vlog. Quindi io concludo il video qua. Vi ringrazio per essere stati con me in questa avventura, in questa settimana di ups and downs, un po' tipo montagna russa di emozioni. E noi ci vediamo la prossima volta. Quindi thank you guys for watching, and I will see you guys next time. I love you, Giovanni.